La lotta più dura contro le fiamme è proprio nella linea tagliafuoco per evitare che arrivino qui a Rocca Casale. Che giornata è stata? È stata una giornata difficile anche questa, che ci ha portato comunque a reperire personale, a reperire mezzi, ma con l'aiuto dei volontari, che ringrazio tutti, i volontari che ad oggi sono arrivati in massa, arrivando anche a punte di 80-100 volontari al giorno, ci hanno permesso di andare avanti con la linea tagliafuoco che tra domani e dopodomani dovremmo chiudere per mettere in sicurezza il comune di Rocca Casale. C'è anche il supporto dell'esercito. Sì, oggi è arrivato l'esercito che ci aiuterà a fare un'ulteriore linea tagliafuoco proprio nel confine tra Rocca Casale e Pratola, che permetterà ai mezzi di arrivare dove oggi ci sono le fiamme. Certo, le forze non sono mai abbastanza, lei ha fatto anche un appello pubblico, che cosa è richiesto per salire e insomma lottare contro le fiamme? Per salire prima cosa è richiesta la volontà della persona di dare il suo apporto. Ovviamente la sicurezza non è mai abbastanza, quindi noi richiediamo massima sicurezza, caschetti, attrezzature, scarpe, maglie a maniche lunghe, pantaloni a maniche lunghe, jeans e comunque l'attrezzatura necessaria per poter operare, quindi rastrelli, pale, piccone e quant'altro.